ti ho accolto come all'inizio come un amico, poi come un fratello più piccolo al quale davo consigli, al quale ogni volta che ti facevi male venivo là, comunque ti ho curato. È vero che si dice fai del bene e dimenticalo, però veramente mi sono sentita pugnalata alle spalle. Guarda, da te, Ale. Io ti consigliavo di stare calmo quando litigavi con Sofi, ti consigliavo piuttosto esci se devi rimanere qua e ti vengono questi attacchi di nervi. Ti ho fatto da mangiare, te l'ho portato quando non potevi camminare. Ma perché? Tu ti sei... Ma non è questo. Tu mi hai rovinato, perdonami, il grande fratello. No, chi ha rovinato il grande fratello a tutti sei tu, mi dispiace. Non insisto sul fatto del video perché io... Comunque, si vede che ho sentito male, mettiamola così, anche se non no, è così. No. Ok, va bene così, hai avuto il tuo momento di gloria che per me... Qual è adesso il mio momento di gloria? Questo qua, abbiamo chiarito, io non ho niente qualcosa da dirti io, credimi. Ma neanche io. Perché chi parla di diffide, chi parla di cose sei tu, non io. Io per me è finita là, anche ma perché quando sei uscita dalla casa... No, chi ha rovinato con le parole, con quello che hai continuato a dire e sei te. Tu con i gravi, tuoi, con le tue a tutti, urla tutte a tutta sere, la casa. Con le tue urla che ci addormentavamo le tue urla verso Sofì. Mi dispiace, non è così, perché ci sono tutti quanti testimoni. Con le tue aggressività, anche quando ti rivolgevi a me, con i tuoi modi aggressivi eri molto che hai usato nei confronti di tutti. Ammettilo, è sotto gli occhi di tutti, Alessandro. Io, e io ti ho sempre difeso, ho a differenza scusa, tua. Mi sono preso le responsabilità delle occasioni in cui io ho sbagliato. Tu mi hai pugnalato gratuitamente dietro alle spalle. Hai negato, e questa è la differenza tra me e te. Sai come si chiamano a Roma? Infami.